Litigate madre e figlio e appartamento inagibile. Un incendio è scoppiato in uno stabile ater di Piazzale Giarrizzo. Le paura per i vicini. Per me queste sono opportunità, lo ha detto il presidente dell'autorità portuale D'Agostino in riferimento ai possibili investimenti cinesi nel nostro porto. Prime sanzioni da parte della polizia locale per il mancato rispetto del blocco al traffico contro lo smog, ma i triestini sono rispettosi, dice il vice sindaco. Continua la polemica sugli odori molesti a Sant'Orligo, l'assessore regionale Scocimarro replica al sindaco Clun, se il comune non li usa revocheremo i fondi. Bellissima la Salomè di Oscar Wilde, analisi elegante della corruzione del potere da ieri a Rossetti. Ottimi protagonisti Pagni, Aprea, Bertolucci. Al via domani al Salone degli Incanti la mostra I Love Lego, la più grande in Italia. Resterà allestita per 4 mesi. Grande successo per Walter ieri sera a Borgo San Sergio. La Bobba de Borgo ha presentato il suo manuale acclamato da tantissimi fan. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in apertura dunque la cronaca, brutto incendio nel primo pomeriggio a Giarrizzole in un appartamento ater, ora inagibile. I due occupanti, tra cui un minore, sono stati assistiti per una lieve intossicazione. Tutti i particolari nel nostro primo servizio. Due persone intossicate dal fumo, un appartamento pesantemente danneggiato e inagibile e tanto spavento per gli altri condomini. È il bilancio dell'incendio scoppiato poco dopo l'una in un appartamento al secondo piano di una palazzina ater di Piazzale Giarrizzole. Sulle cause delle fiamme, partite pare dalla coperta di un letto, sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto, indagini anche da parte dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno trovato già in strada i due inquilini dell'appartamento andato a fuoco, madre e figlio, che sono stati portati dai sanitari del 118 all'ospedale per controlli. Sarebbero rimasti lievemente intossicati. Una terza persona ha ricevuto assistenza sul posto. Ha avuto paura? È abbastanza, perché non si poteva andare giù per le scale con un fumo non indescrivibile proprio, perché... Ha riempito tutto il vano delle scale il fumo? Tutto fin sopra. I pompieri sono entrati nell'appartamento in fiamme dalla porta d'ingresso ed una finestra utilizzando l'autoscala. Spente le fiamme hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile, ora inagibile, e hanno verificato che negli altri appartamenti non vi fosse la presenza di monossido di carbonio. Disagi e paura per gli altri condomini e ai piani inferiori anche il problema dell'acqua usata per spegnere le fiamme. Signora, lei era al lavoro quando è stata chiamata? Sì, ero al lavoro e sono stata chiamata e sono corsa prima possibile giù per vedere, perché sapendo di essere sotto all'appartamento incendiato sono corsa giù, e però comunque ho dovuto aspettare più di un'ora e mezza per poter salire e vedere quali sono stati i danni, che naturalmente sapevo essere acqua perché sono figlia e sorella di vigile del fuoco e quindi sapevo che avrei trovato questo, solo non pensavo questo. I servizi e la locale microarea sono già al lavoro per trovare una sistemazione per la famiglia rimasta senza casa. Il nucleo è già assistito dai servizi e verrà messo in sicurezza e troveremo un posto sicuramente dove staranno per la notte e i prossimi giorni finché non si troverà un'altra sistemazione. Alle 7 di stamattina i vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti a Trebiciano per un incidente stradale tra due veicoli. Sul posto gli operatori hanno estratto dalle lamiere di uno dei due mezzi un ferito, preso in carico successivamente dal 118. La viabilità è stata subito ripristinata, ma sono ancora da accertare le cause dello scontro. Un altro incidente, un colpo di sonno oppure una distrazione hanno causato lo schianto di un camion sulla A4 questa mattina. Il mezzo è finito contro la cuspide del guardrail sullo svincolo d'uscita di Redipuglia. In seguito all'impatto ha urtato violentemente il guardrail centrale. È successo al chilometro 506 tra Redipuglia e Villesse in direzione Trieste alle 7.45 di questa mattina. L'autista è rimasto ferito lievemente, ma una lunga rimozione del mezzo ha causato una coda di circa 3 km poiché una corsia è stata chiusa ed è stato necessario percorrere quella di sorpasso.
Si respira aria di ottimismo per le questioni cinesi al Circolo della Stampa, dove in un incontro è stata presentata la conferenza Quanto è vicina la Cina. All'evento abbiamo sentito quale sia la percezione di questo incredibile affare. Sentiamo le interviste di Gianluca Paladin. No, sapete benissimo che tutte le opportunità si colgono. Vedo che anche chi vende le squadre di calcio approfitta dei cinesi, quindi ci mancherebbe che non lo facessimo noi, che abbiamo grandi opportunità di investimento nel nostro porto. Quindi si colgono i cinesi come si colgono gli ungheresi. Le opportunità vanno accolte e bisogna approfittarne. È ciò che riecheggia nella sala del Circolo della Stampa. Questa sera la conferenza aveva come titolo Quanto è vicina la Cina? L'argomento ovviamente sulla bocca di tutti e tra chi predica calma e attenzione e chi si ritiene convinto che sia un buon affare, certamente si sta respirando aria di ottimismo. Certamente quando ci troviamo di fronte a chi ha enormi, infinite risorse economiche, può in qualche momento consentirci qualche riflessione così di preoccupazione. Tuttavia io ritengo che le opportunità siano molto alte e certo sta a noi poi essere capaci di affrontarne nel modo giusto, ma aver paura di qualcosa che conosciamo poco, se non per il fatto che è molto più grande di noi, è una paura ancestrale che fa parte di sentimenti irrazionali. Di nuovo in sciopero per 24 ore i lavoratori della cartiera Burgo, che questa mattina hanno dato vita anche a un corteo dallo stabilimento lungo la statale che conduce verso il centro di Duino. Prosegue dunque la protesta degli operai mentre l'azienda procede con i licenziamenti e i trasferimenti degli 87 dipendenti dichiarati in esubero. Inoltre dalle 9.30 alle 11 i lavoratori hanno allestito un banchetto a Sistiana Centro e distribuito un volantino con lo scopo di dipanare le dicerie che, spiegano i sindacati, in questi mesi abbiamo sentito riguardo la realizzazione di un pirorigassificatore, impianto essenziale per consentire la riconversione di linea 2 al nuovo imprenditore e il completo riassorbimento degli attuali 87 esuberi. È scattata ieri l'ordinanza comunale per l'applicazione del piano antismog. Sono 11 le prime sanzioni arrivate su oltre 50 controlli. Il provvedimento persisterà fino a venerdì 22 febbraio. Vediamo. Come sempre i cittadini di Trieste sono molto più disciplinati della media, per cui noi ad oggi, quindi facendo conti da ieri, sono stati fatti 58 controlli e 11 sanzioni. Da ieri è entrata in vigore l'ordinanza comunale che prevede la chiusura al traffico cittadino nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20, situazione che persisterà fino al 22 febbraio. Precisamente in applicazione al piano di azione del Comune di Trieste adottato nel febbraio del 2013. Sappiamo che il capoluogo giuliano, come molte altre città del nord, è sempre in allerta smog. Il blocco della circolazione serve dunque a dare respiro ai nostri polmoni e abbassare le emissioni di CO2 nell'aria. Il che porta alla considerazione che, bene o male, si è nella media per quanto riguarda Trieste, ma il comportamento dei triestini di per sé è molto collaborativo da questo punto di vista. Beh, è ovvio che le ordinanze di per sé in questo caso portano comunque dei disagi, per cui un occhio attento all'amministrazione fa sì che ci sia attenzione anche nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni a revocare l'ordinanza. Questo ovviamente è un dovere da parte nostra. Continua il botta e risposta a distanza tra il sindaco di Sant'Orligo Clun e l'assessore regionale Scocimarro. Al centro ancora una volta la questione degli odori molesti derivati dalla SIOT. Vediamo. Senza polemica il sindaco di Sant'Orligo, ma a lui e a tutti gli amministratori dico che riguardo all'erogazione dei fondi, questi sono dati non da Scocimarro, neppure dalla Sarracchiani, bensì dai contributi e dai contribuenti di tutti i cittadini di Friuli Venezia Giulia. Non si placa la polemica sugli odori molesti a Sant'Orligo della Valle. Questa è la replica dell'assessore regionale all'ambiente Scocimarro alle parole del sindaco Sandy Clun sui fondi stanziati dalla regione per trovare una soluzione all'annoso problema. Esiste anche un cronoprogramma di lavori che dovrebbe concludersi a settembre. I soldi sono stati dati un anno fa quasi, quando in autunno dello scorso anno il Comune ha chiesto aiuto, io ho dato la disponibilità, il sindaco per la cronaca non si è presentato ma ha delegato altri a venire a queste riunioni dove io ero presente e quindi abbiamo iniziato un percorso con un cronoprogramma molto ben preciso, con delle date, con dei mesi e tutti i lavori devono essere terminati nel settembre di quest'anno
e rendicontati un mese dopo, il 30 ottobre 2019. Al momento non è iniziato ancora nulla. Scocimarro contrattacca paventando soluzioni drastiche se il comune di Dolina non troverà il modo di utilizzare i fondi regionali. Se il comune comunque non ha organico sufficiente, è legittimo, lo dica, ci sostituiremo il comune e toglieremo, revocheremo i contributi e farà direttamente la regione. Grande successo per Walter, ieri sera tutto esaurito a Borgo San Sergio, lo sapete, lo abbiamo seguito anche nel corso del nostro telegiornale per assistere appunto alla presentazione del suo libro, il manuale della Boba de Borgo, diventata celebre con la trasmissione televisiva Macete in onda sulla nostra emittente. Sentiamo Bianca Navarra. Te viene spesso utilizzata nelle situazioni di scambio sociale, di solito all'inizio verso la metà del pomeriggio. Sì. Tipo il tè delle 5. Tendiamo! Esatto. Il tè delle 6. Perocchetto! Grande successo ieri sera, più di 400 le persone che si sono ritrovate a Borgo San Sergio per vedere dal vivo la Boba di Borgo, resa celebre dalla trasmissione televisiva Macete in onda Tele 4. Ti scancello il pina piano per cui, te verso il sacra sciafoni, te lascio solo un dente per le consonanti. Che bello, possiamo fare anche una telefonatina con Nosfe. Passeremo. Dai, telefonata con Nosfe, eh? Vabbè, posso, ti passo un attimo Nosfe. Sì. Adesso scopri chi che sei Nosfe. No. Continuo, Signore e signori, Nosfe interpretato da Elisa Bombacigno. Carissima, pronto? Dolcezza, il mio sole, sì, il mio sole. Andiamo avanti e vediamo invece un'altra bella iniziativa, il via domani al Salone degli Incanti, la mostra I Love Lego, la più grande in Italia, resterà allestita per 4 mesi, vediamo. I piccoli mattoncini più famosi del mondo approdano a Trieste dal 23 febbraio al 30 giugno presso il Salone degli Incanti. Io direi che è una mostra veramente particolare e straordinaria. Dietro abbiamo il castello fatato, è una cosa veramente fatata questa dei Lego, che ci fa ritornare, non tanto io che sono di una vecchia generazione, ma quelli della vostra, indietro. Chi non ha giocato con i Lego, chi non si è divertito a montare, a smontare e a creare. Quindi è una mostra dedicata alla creatività che io penso avrà un enorme successo. Vedremo anche che numeri facciamo in una struttura come questa del Salone degli Incanti, che ha ospitato tante altre cose diverse, forse anche concettualmente diverse, ma oggi siamo qui per i bambini, per i grandi, per i nonni, per le famiglie, e io mi auguro che la cosa sia gradita a tutti. Questa è una mostra in realtà inedita un po' non solo per Trieste, perché una mostra così grande non aveva mai viaggiato in Italia, perché questa esposizione noi l'avevamo già realizzata in Corea del Sud, fino a un mese e mezzo fa era a Seoul, e poi abbiamo deciso di portarla qua, quindi è la più grande mostra mai realizzata di Lego, ci sono oltre 1 milione di pezzi ed è divisa in 6 diversi diorami, c'è l'antica Roma, c'è il mondo del futuro, c'è la città contemporanea, il Medioevo, il nido delle aquile, quindi è una mostra molto complessa e che ha richiesto molto tempo soprattutto per i collezionisti, ci hanno messo mesi a mettere insieme questa mostra, a costruirla, in realtà anni invece a collezionare tutti questi pezzi. Un viaggio che fa tornare bambini e fa volare la fantasia. Ora passiamo invece a un servizio sul teatro, coproduzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Salomè di Oscar Wilde. È uno spettacolo bellissimo che offre più di uno spunto di riflessione al giorno d'oggi. Impeccabili protagonisti Ero Spagni, Anita Bartolucci e Gaia Prea nel ruolo eponimo. Umberto Bosazzi. Chi ha più potere, il tetrarca Erode Antipa oppure la figliastra Salomè, che in cambio di una danza ottiene dal re la testa del profeta Jochonan? E qual è il vero ruolo di Erodiade, madre di Salomè, in apparenza appartata? A Rossetti fino a domenica è in scena Salomè di Oscar Wilde, uno spettacolo bellissimo coprodotto dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia. Spettacolo che offre più di uno spunto di riflessione, intanto sul potere. Erode è un sovrano pauroso, incompleto, cui Ero Spagni, giocando al solito con i toni della propria voce, conferisce una personalità instabile, a tratti persino ironica. Garantisce a Salomè ciò che vuole, ma di fronte ad una richiesta agghiacciante, e che egli riconosce come tale, deve cedere,
salvo poi giustiziare anche la donna. Salomè, una Gaia Prea seducente, impressionante, sempre più brava, dal canto suo chiede che il profeta, un Giacinto Palmarini che avremmo voluto più ieratico e folle nelle invettive, sia giustiziato non per vendicare la madre, accusata di concubinaggio con Erode secondo il racconto evangelico, ma semplicemente perché egli non soggiace al suo potere di seduzione. Erodiade, dal canto suo, un'Anita Bartolucci perfetta, appare appunto defilata in secondo piano. Pure non si oppone alla richiesta della figlia, la vede come uno strumento per ottenere quasi tutto senza spendere nulla e senza spendersi. Il testo è semplicemente sublime, ricco di armonie interne di gran pregio che anche il pubblico meno accorto riesce a cogliere. E Luca Fusco, il regista, è abile a giocare su più registri. C'è paradossalmente parecchio teatro borghese, aiutato dalle musiche di Ran Bagno e da una scenografia firmata come i costumi da Marta Crisolini Malatesta di spettacolare efficacia. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo con un'altra mostra, La razza nemica, il titolo della mostra allestita dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma, che illustra come il fascismo e il nazismo abbiano utilizzato vari strumenti di propaganda per la persecuzione e lo sterminio degli ebrei in Risiera fino al 1° marzo. Umberto Bosazzi. Fa tappa in Risiera, dove si potrà visitare fino al 1° marzo La razza nemica, la propaganda antisemita, nazista e fascista. Allestita dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma, la mostra analizza attraverso alcuni pannelli quella serie di stereotipizzazioni, distorte interpretazioni di fatti storici e politici, che sviluppò ad arte una visione degli ebrei, in questo caso, quali nemici pericolosi da combattere e da eliminare fisicamente. Curata da Marcello Pezzetti e Sara Berger, la mostra non può prescindere dal ruolo che stampa, radio, cinema hanno giocato a fianco della propaganda nazista e fascista. Manifesti, oggettistica, giornali, riviste, libri, ma anche il cinema hanno contribuito a creare una stereotipizzazione biologica dell'ebreo basata negli ultimi anni di vita di quei regimi su motivazioni non più teologiche, socioculturali o politiche, ma addirittura genetiche. Un breve spazio è dedicato anche alla reazione degli ebrei in Italia a tali campagne persecutorie, laddove si possono leggere alcuni commenti positivi, per esempio al film Sus l'ebreo, vergati da personalità piegatesi anch'esse ai voleri del regime. A rendere l'idea di quanto fosse penetrata un'orrida ideologia che, come testimoniato in questi giorni da fatti e sciagurate dichiarazioni, non è stata estirpata completamente. Questa è la mostra, interessante sicuramente da vedere. C'è un aggiornamento che riguarda l'economia. Il trimestre analizzato si chiude con la conferma di un rallentamento economico. Così il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, sui risultati del quarto trimestre 2018 dell'indagine economica sull'industria in Friuli Venezia Giulia. Il contesto internazionale, afferma Bono, è segnato da scelte di politica economica a volte in conflitto tra loro da parte delle principali potenze mondiali, che ha causato un rallentamento della crescita economica e che si riflette nei dati del Friuli Venezia Giulia. Tale tendenza è confermata anche dalle previsioni per il 2019, dice appunto il presidente di Confindustria regionale. Il mondo ha bisogno delle donne, da Despar arriva e torna la raccolta di fondi che le sostiene. Vediamo il servizio. L'Italia nella classifica in misura la partecipazione economica, politica, educativa delle donne a livello mondiale è appena al 70° posto. Il mondo ha bisogno delle donne, questo è lo slogan dell'ormai tradizionale raccolta fondi promossa da Aspiag Serb, la concessionaria Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, a favore dei diritti e della salute delle donne, della lotta alla violenza di genere. L'iniziativa sarà attiva dal 23 febbraio al 6 marzo in tutte le filiali Despar, Eurospar, Interspar, in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.
i clienti potranno arrotondare l'importo del loro scontrino con un'offerta libera. In Friuli Venezia Giulia il contributo sosterrà il progetto Medicina di Genere Go Red for Woman. La somma raccolta sosterrà il riconoscimento precoce della sindrome cronica acuta nella popolazione femminile, nei dipartimenti di emergenza e cardiologia. In questi dipartimenti saranno collocati degli elettrocardiografi destinati alla registrazione di tracciati elettrocardiografici, che si accompagneranno a uno screening dei fattori di rischio cardiovascolari anche in relazione al genere. I fondi raccolti saranno consegnati all'organizzazione prescelte il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della Donna. Ancora un aggiornamento, questa volta riguardo la politica. Le alleanze per le elezioni europee si stanno costruendo, quindi naturalmente non sono in grado in questo momento di delinearle con precisione. Una cosa è sicura, che l'Europa non sarà più quella di prima. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alla famiglia e alla disabilità, il triestino Vincenzo Zoccano, a margine dell'inaugurazione della mostra sui Lego, rispondendo in particolare all'ANSA a una domanda sulla possibilità che Lega e 5 Stelle corrano insieme per le elezioni europee. Oggi, ha aggiunto, credo che siamo ancora ai preliminari di un campionato europeo di queste elezioni, ma una cosa è sicura, la gente voterà e replicherà quello che è successo in Italia. Ora siamo allo sport. È stato proprio un 2018 straordinario per Marco Bazzara, campione triestino di Kung Fu. Anche lui è stato premiato tra i triestini azzurri che rappresentano la città e il paese in giro per il mondo. Vediamo. È sempre un piacere per me venire premiato e rappresentare sicuramente la mia città e il mio paese in queste competizioni internazionali. C'era anche Marco Bazzara sabato scorso alla premiazione degli atleti azzurri triestini che rappresentano il nostro paese nelle competizioni sportive internazionali. Il campione del mondo di Kung Fu ha davvero registrato un 2018 straordinario, colmo di successi e con la riconferma del titolo che ormai detiene stabilmente da 3 anni. Ora siamo nel 2019 e il triestino Marco si concederà un po' di riposo, ma con un occhio all'orizzonte per le sfide future. Il 2019 sarà un anno interessante, ma come già preannunciato, un anno un po' più tranquillo nella ripartenza, anche perché in questi mesi sto valutando come predisporre il mio allenamento in maniera più ponderata, quindi gestendo i ritmi di allenamento e di vita molto più cautamente e tranquillamente. Ad ogni modo, penso che tra qualche mese sarò in procinto di presentarmi alle prossime competizioni internazionali. Ho già in previsione un campionato mondiale e tante altre competizioni, tra cui il ben noto campionato mondiale unificato in Toscana, al quale sicuramente prevederò di partecipare. Lezioni interattive sui temi dell'intelligenza artificiale, della memoria, della superconduttività, visita ai laboratori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per avvicinarsi a neuroscienze, genomica e matematica e ancora incontri con i ricercatori, seminari, giochi e mostre e lo Student Day della SISSA, evento promosso per avvicinare i giovani alla scienza, a cui oggi hanno partecipato circa 500 studenti dei licei e degli istituti tecnici provenienti da tutta la regione. Infine vi ricordo, siamo in chiusura, che domani mattina ospiti a Sveglia Trieste, domani mattina a partire dalle 7 saranno ospiti a Sveglia Boris Gombach e Laura Marzi, il sindaco di Muggia. Quindi appuntamento domani mattina. Grazie da parte mia per averci seguito, buona serata.